Mi sembra di assistere, però ha uno scaricabarile che non fa. Non chiamo in causa sicuramente lei, professore, ma in generale è Di Maio che dà la colpa alla Lega, la Lega che dice no, è Di Maio che ha cambiato opinioni, il Partito Democratico che si è trovato a gestire una cosa che non aveva voluto. In sostanza, però. Il PD l'aveva voluta perché il PD è favorevole al MES, quindi l'aveva voluta come questa cosa. E il problema è che per governare con i 5 Stelle bisogna industriarsi a dire tutto il contrario e non dire nulla, perché Molinari ricorda, anche tu ricordavi, la risoluzione del 19, se non sbaglio, giugno, quella in cui la maggioranza era giallo-verde. Anche quella risoluzione non dice un granché, come questa invece del governo giallo-rosso, perché per mettere insieme delle visioni che sono inconciliabili, persino nel caso in cui erano abbastanza conciliabili, perché entrambi i partiti avevano dei problemi con l'Europa e col MES, è impossibile. Cioè, io penso che sia la dimostrazione di come governare con i 5 Stelle sia impossibile. Perché no, ma è Questa è possibile per chiunque. l'unica cosa sulla quale Molinari è d'accordo, io sono d'accordo. Sulla risoluzione no. Vorrei chiedere al tuo intervistatore che ha intervistato Di Battista se prima gli ha spiegato cosa fosse il MES, perché io sono sicura che Di Battista non abbia contezza di che cosa sia, di quello che dice lui. Stiamo alla allora sulla